Fosse amigo do jovem, do jovem tu foste a esperança. Fizeste falar na terra. Cari confratelli, vi saluto con affetto, come al solito, e allo stesso tempo vi presento un gioiello, un vero tesoro che porto nelle mie mani, che è questo, il libro dove troviamo i nomi di tutti i confratelli salesiani che sono andati come missionari ad vitam, ad gentes, in queste 150 spedizioni missionarie. Qui troviamo il nome di Caliero, di Fagnano, di Costamagna, di Monsignor Versilia, Calisto Caravaggio, Don Cimati, tutti questi conosciuti e anche gli ultimi giovani missionari tirocinanti di questa ultima 150esima spedizione missionaria. Vi presento questo gioiello dicendovi allo stesso tempo che qui sono i nomi di 9.520 confratelli salesiani missionari. E allo stesso tempo voglio approfittare per fare oggi un appello missionario entusiasta e con una forte convinzione. Miei cari confratelli, se oggi l'Africa ha 1.500 salesiani è perché prima, in risposta al progetto Africa, 323 confratelli sono andati come missionari avvientes all'Africa. Se oggi siamo nella India 2.800 confratelli è perché prima sono andati bravissimi confratelli missionari a condividere l'annuncio del Vangelo, la parola di Dio e l'educazione dei ragazzi. Questa è la nostra realtà. Questa è anche l'identità della nostra congregazione. Sapete che Don Bosco portava nel cuore una grande passione missionaria. Oggi continuano a chiamarci dappertutto. Tante volte possiamo dire, per adesso non possiamo. Bene. Oggi, come altri anni, però con una forte convinzione, faccio questo appello missionario. È stata una benedizione l'invio missionario di questi 36 confratelli nella 150esima spedizione. Io vi invito all'ascolto della chiamata di Dio, perché il Signore continua a chiamare con una vocazione speciale e a confratelli che sentono veramente questo appello missionario. Invito anche alle ispettorie a essere sempre generosi. Invito a tutti a creare questa sensibilità missionaria dappertutto. E aspetto anche le lettere e le vostre chiamate dicendo io penso che il Signore mi chiama e possiamo fare un discernimento. Perché la missione salesiana nel mondo aspetta tantissimo dei missionari che dappertutto portano questa voglia di fare il bene nel nome del Signore e per il bene dei ragazzi. Carissimi giovani confratelli, carissimi confratelli di tutte le età, perché tutti siete così generosi, ascoltiamo al Signore e ascoltiamo anche se veramente il nostro cuore sente che la missionarietà è una cosa molto vicina a noi. Ci vediamo
prego per voi e vi invito all'ascolto. Ciao.